Ehi, ben ritrovati da AndroLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters, Armata del Coniglio sulla Luna. Prima di cominciare con la missione di oggi, vi ricordo che 16 giugno probabilmente il gioco terminerà, dato che ci sarà la live alle 4 del pomeriggio, dove affronteremo Omae Vorticoso, Artigli d'Oro e, dato che ci siamo, anche il Re Shogun, perché no? E bene, dunque ci mancano quindi quella di Imagino o Imagino. Che faremo oggi? Poi, per sconfiggere Artigli d'Oro, bisogna prima completare la missione storia di Omae Vorticoso, che si può aprire la missione una volta che avremo messo tutte quante le targhette sul gatto rosso che c'è nella sala AYB. Una volta fatta quella missione, potremmo fare questa e poi, dopo immagino, ci sarà l'ultimo Re Shogun. Quindi, per il video di oggi, il risveglio del creatore. Ora, contro Imagino, si fa sul serio. Il potere che cerchi è imperfetto. Il vero potere incute timore. Mi avete consigliato di mettere Senilfior come curatore? Eh sì, è buono, è più forte in speciali e nello spirito di quanto non fosse Sailornian. E sì. La difesa ha solo un punto in meno, cosa che non credo influirà assolutamente. La vita mi sembra anche uno o due punti in meno, per il resto è fantastico. E mi tengo lui. Vediamo come va. Immagino. Presentazione così standard? Ah, ci siamo qui. Ok, quindi probabilmente sarà una lotta in due fasi. Peccato. Davvero, davvero peccato. Ah, ma Poliziocchio ce lo fa venire contro. Quindi non penso sia proprio un male alla fine. Vai, va. Ah, sì, ma poi ogni turno cambia. Cambia forma. Ehi, colpi ispiratori. Ispiratori? Ovviamente se attacco non posso spostarmi. In diagonale? Diagonali. No, grazie. Non sono interessato alla diagonale. Volevo poi anche mettere un equipaggiamento più forte, ma dovevo farmare cose improponibili. E quindi alla fine non l'ho fatto. Se però Senilfior si fa colpire. Va bene, va bene. Vabbè, la prima parte. Emma ha risvegliato, ovviamente. Oh, va bene. Facile, dai. Questa va giù facile. Ho messo, mi sembra, l'intelligenza artificiale dei miei personaggi che attaccano chi io sto puntando in quel momento. E quindi non dovrei avere problemi quando lui chiamerà gli scagnozzi che fa la barriera. Dai, andato. Oh, mi scusi? Se ne va? Venite anche voi ragazzi. G-Banyan, hai rotto. Oh, dai. Ma qualcosa non va. Ecco, ora ci sono. E con questo ho finito! Risvegliato! Ecco che arriva! Una dopo l'altra sono pieno di idee! Oh, signor Immagino, cosa sta succedendo? Mi sono risvegliato! Nessuno riuscirà a fermarmi. A quanto pare Imagino è pieno di idee. Bene. Era il 2015 quando usciva Blasters. Però se quelle idee le avesse riversate per Inazuma Eleven. Vai. Preso in pieno. Senilfior ovviamente fa quello che gli pare. Perché l'ho messo libero. Dovevo metterlo libero, deve curare. Vai, bene.
Dovrebbe farlo a metà vita o poco dopo. Che chiama... Che chiama lo scudo. Mamma mia. No! Wow! Ah, mi hai preso. Però, cavoli. Non pensavo lo facesse multiplo. Quindi io mi ero tipo cullato un pochino, un attimo sugli allori. Scusami. Ma è legale sta cosa? È andato, ok. Va bene, ma no, ci siamo comunque. Ti faranno inciampare. Bello che ci sia il remix con questo qui. Con immagino, oh mio Dio. Signor con la katana, lei è un po'... Un pezzettino. Cerchiamo di essere family friendly il più possibile. Che poi comunque sia YouTube ti permette di dire parolacce, ma devi specificarlo quando vai a, cioè, per la monetizzazione di ogni video. Puoi metterla di default oppure devi specificare se dici parolacce. E parole, insomma, che usiamo molto facilmente, le classiche parolacce che tutti quanti impariamo a dire molto giovani, quelle vanno bene. Però bisogna anche vedere quale YouTube dice che non vanno bene. È una zona grigia comunque, la monetizzazione di YouTube. E credo che sempre sarà così, da quando è successo quello scandalo con PewDiePie e Jack Paul. Insomma, vi faccio sapere un po' come vanno le cose. Dove sono? Dov'è? Bene! Lo rompi, per favore? Grazie. Quanto sono bravi i tuoi collaboratori, immagino. O immagino. No, di qua. Guardami, sono qui, guardami. Guardami. Sì, venga, venga. Perfetto! Vai, baby! Certo, se avessi ora la... Ah... Vai. Ma Emma per caso ha quella che può, l'abilità che può scomparire per qualche secondo? Non ricordo di avergliela data. Ah, perché è Ranger. L'ho fatto Ranger, certo. Certo, l'ho fatto Ranger. Sì, l'oggetto per farlo Ranger si può o scannerizzare con il QR code e funziona. Oppure si può fare sconfiggendo Ultra Zazel entro 10 minuti. Io ho sconfitto Ultra Zazel entro 10 minuti dopo molte prove. No, ecco lui. Bravi, puntate lui. Ah, ecco, perfetto. Vai, un'altra volta l'ha fatto. Non ci sono quegli altri? Questa però è quella... Chi è? Ma quelli con le katane? Ma quelli con le katane no, non vanno bene, raga. No, raga, quelli con le katane non vanno bene. Chi viene? Altri nemici? Sì, però come? Ma con le katane. Ah, ecco. Vai, vai, rompetela. Perfetto, rompetela. Qui, qui, qui. Vai di qua. Girati, per l'amor del cielo. Chi è? Venghi. Oh, proprio lei volevo. Oh, vai. Ingegner Filini, vada. Venghi, venghi. No, di qua, ingegnere. Ingegner Filini. Io so che lei è molto stressato dal lavoro. Però di qua, guardi. Guardi, sono qui, sono tanto bellino. Ma porca miseria, se ingegner Filini. No, no, non lui, non lui, lui. Perfetto. Bravissimo. Bravissimo, ingegnere. Venghino, venghino. Basta che ha...
Dove spara, ingegnere, anche lei. Ragazzi, qui è lunga la faccenda, eh. Così, così ti voglio. Oh, dai che è rossa. Dai che è rossa, raga. Dai che è rossa. Baby. Baby. Dove ti trasporti? Baby. Oh yes, raga. Ci siamo quasi, dai. Questa era facile comunque. Oh, ma perché non sto zitto? Un pochino taglierò perché non è successo nulla per 3 minuti buoni. Che poi tra l'altro qui è colpa mia che non ho usato i 2 Energy Max di Emma e di Jibanyan. Però in quel momento non ci stavo minimamente pensando. Bene, Senilfior, anche lei so che è anziano ma sta facendo un ottimo lavoro. Gli ho dato anche un'essenza che appunto fa ricaricare più velocemente la vita agli alleati. No, più velocemente, gradualmente. Sono 2 cose diverse totalmente proprio. Chi ha l'Energy Max pronto? Ecco, va, tanto per fare qualcosina, no? Sai com'è. Vai, sprechiamolo, chi se ne frega. Per buon augurio. No! Un'altra volta! Ingegnere! Sì, è proprio lei, perfetto. No? Ah, va bene, ingegnere. Mio Dio, no. Ma no, raga! Ma si è ricaricato! Ingegnere! Ma quanto si è ricaricato! Purtroppo, raga, se non lo becca... No. No, proprio no. Dov'è? Sparategli, raga! No, chi è? Dove stanno i... E ho quittato. Non può essere, dovrei farla da capo. Non esiste che si ricarica di continuo. La seconda prova è andata come la prima. No, ancora? La seconda prova sarebbe stata uguale se non che ce l'ho fatta. Fatto? Un'ora e mezza! Ma che cavolo! Avete battuto anche il me risvegliato. Ma vai a quel paese. Perfino il vostro entusiasmo al massimo e bravi dunque, tornate per qualcosa di su. No! No! Mi è bastata questa! Io posso capire che un boss debba essere difficile, ma un'ora e mezza e neanche di storia alla fine. Che cavolo. Si ricaricava di continuo e poi i miei compagni attaccavano quelli che sparavano e quelli che sparavano non lo beccavano mai, neanche se li pagavi. Quante sfere ho? Quindi, insomma, basta. Ah, accompagnava Imagino in veste di servitore, gli ha giurato fedeltà. Per ormai vorticoso e zampe rosse. Ah, ok. Beh, io la prossima missione che contavo di fare era appunto quella di ormai vorticoso, ma una volta che avrò messo tutti quanti i sigilli, ne servono 1000 in totale. Me ne mancano 200 forse, quindi altri 2 giorni ce la faccio. O 200 o 300. Ultra Zazel, quando l'ho sconfitto la prima volta, mi ha dato 100 emblemi rossi. Quindi credo che me ne manchino solo 300 da affiggere ancora. Perfetto. Tra l'altro gli emblemi non vanno di 10 in 10? Oppure mi sbaglio io e ne ho ricevuti 9 o 3 o 6? Perché mi sembra strano che io ne abbia 499 e non 500. Ci siamo quasi. Quindi, se andiamo qui, la prossima missione... storia, per modo di dire, è questa qui. Contro il re.
facciamo in live insieme, ragazzi, perché non può essere. Per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Vi ricordo anche la live martedì 16 giugno alle ore 16, alle 4 del pomeriggio. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!